Torniamo di nuovo quindi in properties e in attribute form. Adesso abbiamo praticamente settato alcune personalizzazioni, però sempre di quello che è il form diciamo di default di QGIS. Ma c'è anche un modo per crearne uno, anzi più di uno in realtà, più di un modo per crearne uno che sia, diciamo, di nostro gusto, tra virgolette. È quello che passa dall'utilizzo di quelli che sono i widget. Possiamo importare dei widget in formati particolari, ma possiamo anche, diciamo, utilizzare il classico drag and drop per andare a inserire una serie di finestre o di tab che ci consentiranno poi di andare a migliorare la visibilità e la gestibilità del nostro form. Per fare ciò andiamo qui dove c'è attivo AutoGenerate e scegliamo Drag and Drop Designer. Potremmo anche andare a importare una UI, quindi una user interface fatta con Qt, che è un software ma anche un linguaggio per generare delle user interface, però insomma non è il nostro caso. Noi ci teniamo un pochino più sul semplice e andiamo su Drag and Drop Designer. Allora, come puoi vedere, si è andata a modificare quella che è la schermata della tab Attributes Form, inserendo una nuova colonna, in realtà queste due nuove colonne, e all'interno di questa nuova area, di queste due nuove aree che si sono andate a creare, possiamo andare a inserire con un semplice trascinamento, quelle che sono le colonne di nostro interesse. Allora, innanzitutto pensiamo a cosa vogliamo nel nostro form. Allora, diciamo che sarà un form suddiviso in due tab, una in cui andranno inseriti dati geometrici e l'altra in cui andranno inseriti dati relativi al tipo di condotta e magari una terza in cui è presente appunto la parte relativa alla data. Quindi per fare ciò possiamo semplicemente fare così, con un clic su questo più andiamo a creare quella che viene definita categoria, è una tab. E la chiamiamo geometria. Una tab ha una sola colonna. Viene aggiunta qui sotto. E in geometria andiamo ad aggiungere sia lunghezza che pendenza. Lunghezza in questo caso possiamo anche riportarla in range e quindi fare in modo che insomma, venga resa visibile. E anche magari editabile. Quindi lunghezza e pendenza le andiamo a trascinare con appunto un drag and drop all'interno di geometria. Ora lunghezza gli mettiamo l'alias e quindi facciamo un primo applica. Abbiamo detto poi che vogliamo inserire poi una ulteriore tab che chiamiamo quindi materiale. Materiale condotta e magari all'interno di materiale condotta andiamo a inserire un group container che fa riferimento al tempo con molta poca fantasia. Data inserimento lo mettiamo in tempo, materiale, diametro e strada pubblica in materiale condotta. Il feed non ci interessa che compaia all'interno del nostro form e quindi adesso abbiamo, diciamo, generato quello che è il nostro form di inserimento dati. Quindi se attiviamo una sessione di editing, facciamo un test veloce, ecco qua il nostro form. La lunghezza è autocalcolata, volendo possiamo inserire noi qualcosa. Il tipo di condotta, ecco qua c'è la parte relativa a tempo, è un dato a sé stante, e il resto possiamo inserirlo a mano. Quindi proviamo a fare una prima sessione di editing e facciamo
Partiamo da questo incrocio fino al prossimo. Diciamo che questa è una strada principale, quindi possiamo dire che lo spreco che viene utilizzato è di tipo circolare per dare una portata, quindi maggiore, che consente quindi una portata maggiore. Interrompiamo l'editing. E quindi lunghezza è stato già calcolato automaticamente, una percentuale, abbiamo 1%, materiale condotta, la data qui viene inserita in automatico, circolare in calcestruzzo vibrato e il diametro nominale 700, la strada è pubblica. Ok, abbiamo inserito la nostra condotta, possiamo anche fare uno zoom. Questo è il nostro primo tratto. Andiamo in tabella attributi, sono riportati tutti i valori. La tabella attributi è quella che resterà a noi sempre. Quindi il form di inserimento dati è quello che è vincolato all'interno di un progetto, perché io all'inizio ho creato, se ci hai fatto caso, un progetto chiamato Smart Editing, sempre con molta poca fantasia. Quindi nel momento in cui vado a salvare questo progetto, all'interno di questo progetto è stata salvata la mia maschera personalizzata.